Come anticipato, oggi parliamo di sessualità, uno dei campanelli d'allarme su ciò che non va nella coppia. Quando le cose non funzionano bene in camera da letto, non funzionano bene neanche in soggiorno. Questo lo diceva William Messers, uno dei padri della sessuologia. Mai affermazione fu più saggia e intuitiva riguardo alle dinamiche di coppia. E sì, perché spesso la sessualità rappresenta il sintomo del disagio che la coppia sta vivendo. Alla forma del calo del desiderio fino ad arrivare a problematiche sessuali, ad esempio la perdita dell'erezione o il mancato raggiungimento dell'orgasmo, solo per citare i più comuni. Allora, la sessualità, quando va incontro a una serie di blocchi e disagi, può comunicarci che qualcosa non sta funzionando, sia dentro di noi, sia in relazione al nostro partner. Ciò che non riusciamo a cogliere e a dire a parole, la nostra sessualità ce lo manifesta. Sono segnali. Ricordiamoci di ascoltare sempre il nostro corpo. Quindi basta porre attenzione e non soffocare questi segnali. L'empatia sessuale regna dove si è creato in primis lo spazio mentale per mettere da parte pregiudizi e stereotipi. Saper riconoscere i propri reali desideri ci mette nella condizione di non soltanto poterli comunicare, ma anche di comprendere quelli del nostro partner. Per fare ciò, però, è importante mantenere un'ottima comunicazione, una comunicazione attiva, in modo tale da non cadere nel silenzio e nel non detto, che sono anticamera dei blocchi relazionali. Per cui, se vi è piaciuto il video, mettete un like e seguite la pagina su YouTube e su tutti gli altri social scrivendo Psicologa Marsala. Ciao, al prossimo video!